Intanto iniziamo con una grande, se non grandissima, sorpresa, perché quando ho letto che Thiago Dalot ha già iniziato a fare l'allenamento con la squadra e già con l'Empoli potrebbe essere convocato, io ragazzi ho fatto un salto. Ho detto, ma come, questo è un anno che non gioca, è da marzo che è fuori per un infortunio gravissimo al ginocchio. Sapevamo che aveva in stato di riabilitazione, l'avevamo visto insieme nell'ultima live che ho fatto qui sul canale. Mi dispiace di aver saltato le ultime due settimane, ma c'è stata prima una partita della Juve di martedì e poi la YouTuber League di martedì, quindi martedì state tranquilli che recuperiamo tutto e ricominciamo ovviamente tutto quello che è il nostro percorso di live, anche perché poi inizieremo martedì, anzi io vi dico già sabato sera al fischio finale della partita con l'Empoli inizieremo, no, a pensare all'Inter per forza di cose, il nostro pensiero sarà già lì e anzi il mio pensiero è già lì, il vostro pensiero è già lì ed è ovvio che i tifosi non facciano altro che pensare a quella sfida lì ed è giusto così, lo fanno anche i protagonisti ed è meglio invece che i protagonisti rimangano focalizzati, concentrati sull'Empoli, perché è la classica trappola, classica partita trappola in casa contro l'Empoli, cosa mai potrebbe andare storto prima di affrontare il derby d'Italia, lo scontro diretto, la partita a scudetto, quella che probabilmente andrà a decidere la stagione, tac, tra capo e collo. No, rimaniamo concentrati. E proprio a proposito di Thiago Dalot, che mi auguro di vedere già in panchina con l'Empoli, non penso titolare, ma forse non penso neanche in campo, però in panchina, dovesse esserci necessità, dovesse succedere il disastro, avere un giocatore come Thiago Dalot sarebbe molto importante, anche perché Danilo è diffidato. E quindi attenzione che poi, pensando all'Inter, dovesse per caso, per sfortuna, giocare intanto e prendere poi anche l'ammonizione, dopo significa che Rugani dovrebbe giocare, o Alessandro, e mi auguro di non giocare lo scontro diretto a San Siro contro l'Inter con Alessandro titolare dopo questa stagione in cui ha dimostrato ancora una volta tanti tanti limiti fisici. Quindi è importante avere un difensore in più. Oggi alle 15 ascolteremo le sue parole, io vi porterò il video, ma purtroppo nel tardo pomeriggio, purtroppo per modo di dire, perché alle 14 vi aspetto sulla Bobo TV Channel, in cui andremo a fare un focus, meno da parte mia, poi ci sono tante tematiche, ma il mio focus, la mia parte, sarà tutta incentrata sul confronto Chiesa-Yıldız e quanto questo può aver fatto bene anche a Vlahovic. E secondo me è una tematica interessantissima che mi piacerebbe poi approfondire qui sul canale insieme a voi, magari domani, dato che c'è la conferenza stampa prepartita di Allegri per Juventus-Empoli, dato che poi giochiamo sabato, ma c'è anche spazio per parlare un pochettino e per analizzare alcuni dati che secondo me sono molto molto interessanti. Domandona. Inter-Juve è la partita decisiva davvero per lo scudetto? Io prima vi ho detto così, e l'ho detto forse anche un po' in maniera meccanica, possiamo dire così, automatica, possiamo dire così, però poi ci penso e non capisco se effettivamente questa è un'affermazione corretta oppure no. Ed è qui che ho necessità di avere anche il vostro aiuto e il vostro supporto nei commenti. Magari lasciate un mi piace, un'iscrizione, così arriviamo molto velocemente a 250.000 follower, che è l'obiettivo entro maggio, dove il canale andrà a compiere 10 anni. E sapete perché vi dico questo? Non tanto per la partita trappola con l'Empoli, che rimane una trappola, ma ormai ragazzi tutte le partite sono trappole. Non so se vi ricordate il giochino che c'era negli anni 90, io ce l'avevo da piccolino, ero un coccodrillo in cui dovevi schiacciare i denti, e alcuni denti erano ok, se beccavi il dente sbagliato il coccodrillo chiudeva la bocca e ti mangiava il dito. Quindi noi dobbiamo evitare, assolutamente evitare, di trovare il dito del coccodrillo che fa scattare il meccanismo e che ci fa inghiottire, perché in questo momento ogni partita può essere un passo falso. Cioè adesso, e ve lo dice uno che, lo sapete, inizio anno è sempre stato molto cauto per lo scudetto, e io adesso vi dico che la Juve non può non credere nello scudetto. La Juventus è lì, è davvero ogni partita per la Juve, ogni partita per l'Inter può diventare la partita che poi verrà ricordata per tutta la vita come quella che ha rovinato la determinata stagione. Prima o poi o la Juve o l'Inter in quella partita dovranno inciampare. Non credo che la Juve e l'Inter riusciranno a replicare il girone d'andata. Quindi praticamente una sconfitta, pareggio nello scontro diretto e bene o male tutte vittorie, se non qualche pareggio qua e là. Sarebbe molto difficile. Cioè hanno tenuto un rendimento elevatissimo, a meno che non si arrivi a fine anno con due squadre, una a 95 punti e una a 93 punti, cosa che
sarebbe un campionato fuori di testa, Juve-Inter in una di queste gare prima o poi inciamperanno, o avremo davvero uno dei campionati più eclatanti ed emozionanti e folli mai visti in Serie A, con le due squadre simbolo per rivalità, o comunque due tra le squadre, perché poi ce ne sono tante che hanno rivalità, che arrivano a concludere un campionato del genere. Quindi l'Empoli è già una partita trappola, Juventus-Udinese è già una partita trappola, chiedere al Milan, che quest'anno ha delle difficoltà, sì, però ha sudato sette camicie contro Udinese poche settimane fa, pochi giorni fa. Verona-Juventus, all'andata abbiamo vinto 1-0 in casa all'ultimo secondo, nonostante una partita in cui meritavamo sicuramente il gol prima, ma è un problema. E poi Juventus-Frosinone, e queste sono le partite trappola. Però poi inizia un periodo, un momento, da marzo in poi è un disastro, ecco, ve la butto giù così, non so se avete dato un occhio al calendario della Juve, io sì, e volevo per forza di cose capire, comprendere effettivamente queste partite trappola dove potevano essere convocate. Io adesso vi leggo il calendario da marzo in poi, così vi preparate psicologicamente anche voi, per quello che vi dico, Inter-Juve sì, una partita decisiva per lo scudetto, ma forse non è la partita decisiva per lo scudetto, perché manca ancora troppo, perché lo scontro diretto è giocato a febbraio, e ci darà sicuramente un'indicazione importante, però poi marzo inizia con Napoli-Juve a Napoli, l'anno scorso non è andata bene l'ultima volta. Dopo sette giorni giochiamo in casa contro l'Atalanta, squadra ostica che a Bergamo non ci ha lasciato i tre punti, anzi abbiamo forse rischiato più noi di perderla che di vincerla quella partita lì, senza il forse secondo me, partita che non mi è piaciuta per niente, Atalanta-Juventus. Poi abbiamo il Genoa, altra squadra che è vero ci ha limitato, perché abbiamo fatto 1-1 e abbiamo lasciato due punti a Genoa. Poi Genoa in casa e Genoa fuori casa sono due cose differenti, e questo è un dato di fatto. Però poi andiamo dopo una pausa in realtà, perché poi ci sarà una pausa nazionali, a fine marzo andiamo a Roma e andiamo a giocare contro la Lazio. Subito, pronti via, dopo la pausa nazionali. E dopo tre giorni giochiamo ancora contro la Lazio, ma questa volta a Torino e questa volta in Coppa Italia, perché poi inizia la Coppa Italia, inizia le competizioni, più competizioni nella stessa stagione, nella stessa settimana. Quindi un calendario un po' morbido prima e poi il calendario tosto, ma non finisce mica qui, perché dopo altri tre giorni, quindi Lazio e Fiorentina a Torino, dopo una pausa nazionali, e ripartiamo col botto, cioè fine marzo, inizio aprile, prima settimana aprile, Lazio, Fiorentina, nel giro di sette giorni. È tosto, senza considerare che dopo sette giorni c'è il derby. Che sì, voi direte, il Torino, tutto il rispetto per il Torino, la storia del Torino. Però quest'anno il Torino sta facendo bene e lo sappiamo che il derby è sempre il derby, una partita sporca, combattuta, che solitamente la Juventus riesce a risolvere nel finale. Poi va bene, c'è il Cagliari, che è una partita un po' più tranquilla in teoria, però sai, le squadre che poi alla fine devono salvarsi le ultime giornate diventa un po' un problema, e quindi speriamo che non vendano così cara la pelle a Cagliari, dato che sono una squadra pazza. E poi siamo praticamente alla fine del campionato, però ragazzi, le ultime battute di questa stagione della Juventus non sono mica così morbide, perché c'è il ritorno della Lazio a Roma in Coppa Italia, dopodiché dopo quattro giorni c'è Juve-Milan, dopodiché dopo pochi giorni si torna a Roma per giocare Roma-Juventus, e le ultime tre della stagione sono in casa con la Salernitana, che dovrebbe essere una partita tranquilla, a Bologna con il Bologna, quest'anno il Bologna è un po' così e chissà che non vada a giocarsi un accesso europeo, ed è una squadra interessante, Juventus-Monza, l'ultima partita della stagione in casa contro il Monza, che io ho sempre i ricordi del Vietnam quando si parla di Monza, nonostante quest'anno siamo riusciti a batterli. E poi se tutto va bene c'è pure la finale di Coppa Italia. Ora, lo so, qualcuno di voi dirà, Luca, ma sei completamente rincoglionito, lo sapevamo che comunque il calendario era così. Sì, però la struttura di questo calendario è un po' particolare, perché come avete visto adesso cosa abbiamo? Una partita molto abbordabile contro l'Empoli in casa, quei tre punti devono essere il risultato perfetto, non ce ne sarà un altro, quello deve essere. Lo scontro diretto con l'Inter fuori casa, perché in casa l'abbiamo già giocato, e poi inizia questa serie di partite tranquille, rilassanti, una dietro l'altra, in cui però bisogna tenere alta la concentrazione. Siamo pronti noi per affrontare delle partite che sulla carta sono tranquille, ma che possono nascondere le insidie? Siamo pronti per affrontare lo scontro diretto, che potrebbe anche voler dire
che è la squadra che esce da lì, poi è quella che vince il campionato perché allunga in maniera incredibile, ma soprattutto poi siamo pronti a un filotto di partite veramente toste contro avversari tosti una dietro l'altra, intervallata magari ogni tanto da una singola partita tranquilla. Lo so, a me spaventa, cioè a me spaventa, ma è ovvio, sono un tifoso della Juventus e mi spaventa per forza. Però non so dirvi se mi spaventa di più questa serie di partite dopo lo scontro diretto facili o quella serie di partite un po' più complicate. Perché, io devo dire la verità, forse paradossalmente mi preoccupano più le partite facili dopo lo scontro diretto. Se lo vinci, magari ti esalti e cammini due passi da terra e poi annulli tutto quello di buono fatto nello scontro diretto contro delle squadre più tranquille. Ma se lo perdi e perdi quella fiducia che fino adesso ti ha fatto rimanere tosto concentrato su ogni partita, su ogni pallone, poi è difficile, perché questa è una Juve che basa tanto del suo potenziale su quello che è un'unità di intenti fuori dal comune che non vedevamo da tempo, e finalmente vediamo una Juventus tosta, decisa, volenterosa, e mi fa piacere, non può fare altro che farmi piacere. Quindi volevo parlare più che altro ad alta voce. Oggi è una giornata tranquilla fino a che non verrà presentato Thiago Dalò, e quindi non volevo lasciarvi da soli senza il video in pausa pranzo. E lo so che per tanti può essere qualcosa di insensato già farsi dei film mentali, fin là, leggere il calendario, sono d'accordo. Però sono dei ragionamenti che secondo me vanno fatti, perché questa Juve io la vedo come un equilibrio instabile, costantemente. Cioè, ormai dovremmo averla assorbita, dovremmo avere più fiducia secondo me in questa Juve. Io in primis dovrei avere più fiducia in questa Juve. Però io vi dico la verità, non sono convinto al 100% neanche ora che ci sono dei segnali evidenti di crescita, perché adesso la Juventus da qualche partita a questa parte, da quando è iniziato l'anno, sta iniziando anche a segnare con regolarità, e questo è un dato di fatto e questo va preso in seria considerazione. Però se devo dirvi che sono tranquillo al 100%, vi dico una bugia, non sono ancora tranquillo e rilassato al 100%, come potrei ovviamente, però non riesco ancora ad inquadrare questa Juve come una squadra davvero, davvero pronta per arrivare a giocarsi un finale di stagione incandescente. Perché Allegri sta continuando a rivedere un concetto giusto, e cioè i punti della seconda parte di stagione pesano sempre di più perché si riduce il margine d'errore. Eh sì, è vero. E adesso iniziamo veramente a entrare in quel vortice, in quel turbinio di emozioni in cui si vede davvero se una squadra è pronta a vincere oppure no. E mi viene l'ansia solo a pensarci. A me che non la devo neanche giocare, devo solo guardarla. Figuratevi a loro che devono scendere in campo a dimostrare. Però loro hanno una voglia quest'anno che è sempre quel discorso testa contro cuore. E come sapete il cuore dice sempre sì. Adesso la testa inizia un po' a crederci di più, sono sincero. Ne abbiamo fatto questo discorso mesi fa, ma ora la testa inizia a crederci un po' di più. Però non riesce fino in fondo ad essere convinta che questa Juve possa davvero fare questo miracolo. Perché secondo me di miracolo si tratterebbe vincere lo scudetto. Di miracolo si tratterebbe. Perché non c'erano i presupposti né sportivi, né tecnici, mentali, ambientali a inizio anno. Cioè, inizio anno chi veniva a scrivermi quest'anno Juve vince lo scudetto, per me era un folle. E per me è un folle anche uno che lo dice oggi, anche se ha sicuramente più senso. E io sono preoccupato, sono ansioso da questo punto di vista, perché non riesco ancora a digerire al 100% questa Juve. Però voglio sapere anche la vostra, questo nei commenti, perché io ho già parlato abbastanza e ho fatto dei ragionamenti ad alta voce che però avevo dentro da tempo e che volevo per forza le cose tirar fuori. Fatemi sapere tutto e noi ci vediamo nel pomeriggio su La Bobo TV e ovviamente con la conferenza stampa, dovesse esserci qualcosa di interessante, di Thiago Dalò. Ciao.